Credo che la squadra abbia giocato proprio di squadra oggi, quindi questa è la mia felicità. Per la prima volta si è vista una squadra, appunto come dicevi te, che non è stata Nimir dipendente, no? Ma oggi Nimir è stato molto importante in battuta, ragazzi, molto importante in battuta, da un certo punto in avanti anche Amuro ha toccato parecchi palloni, quindi è stato attento nella fase di difesa, ha recuperato dei pallonetti, ha recuperato delle palle d'appoggio, cioè si è reso utile per quello che non stava funzionando, cioè l'attacco. È stato proprio, come dicevi anche te prima, insomma, è la squadra, il collettivo che ha girato. Ma sì, ma io ho un gruppo straordinario, non lo smetterò mai di dire, un gruppo che si sta facendo in quattro per sopperire a quelle che sono le assenze e ci stanno credendo, come credo si veda che ci sto credendo io. Noi abbiamo un gruppo che veramente può fare delle cose folli. Ma tu tra le righe, insomma, ce l'avevi anche detto qua e là, insomma, il quarto posto non è proprio un miraggio, alla fine siamo a 5 punti con una partita in meno, quindi mancano quei due punti di Padova. Adesso diciamo che mancano quei due punti di Padova, noi pensiamo una partita alla volta. Domenica c'è Piacenza, squadra che ha giocato un sacco di tie break e vinto, squadra con due centrali molto pericolosi, tre se li mette dentro Tondo, comunque stanno tutti bene, squadra fisica, per cui dovremmo essere preparati nell'affrontare la partita con la stessa calma che abbiamo avuto oggi, quando al cambio di campo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ok, ripartiamo, la gara è lunga. Sarà la stessa Milano o ti aspetti qualcosa? Ma io mi aspetto sempre un passo in più. Oggi rispetto a domenica abbiamo fatto un passo in avanti. Poi dopo Piacenza, scusami Luca, dopo Piacenza ci sono due gare di Challenge Cup, c'è Latina, insomma diventano due settimane importanti, molto importanti per il cammino di Milano. Guarda, per me tutte le settimane sono importanti adesso. Se fai i conti che noi stiamo giocando da due mesi senza due centrali, tutte le settimane sono importanti. Importantissime, non importanti. È ovvio che ogni volta che mettiamo un risultato utile in cantina, come è successo oggi, lo guardiamo con un occhio più allegro, no? Sappiamo che abbiamo fatto un'altra cosa straordinaria, perché non deve passare che è normale, eh? Non è normale. Non è normale giocare come stiamo giocando, con la testa che ci stiamo mettendo e con la disponibilità che i giocatori mi stanno dando dall'inizio alla fine. Non è normale, credetemi. A proposito di questo, si sono fatti tanti nomi nelle ultime settimane, ecco, ma arriva un centrale. Allora, fateli fare agli altri, eh. Se lo faccio io arriva, quindi fateli fare agli altri.